Girava già da un po' la notizia in giro per il web che ieri sarebbe stato il giorno in cui la Bungie avrebbe presentato un bel trailer per il prossimo DLC, in arrivo a maggio. Purtroppo così non è stato, però hanno fatto uscire un bel post sul loro sito con altre informazioni altrettanto rilevanti. Prima di iniziare mi scuso con voi per la mia voce un po' strana oggi, ma non mi è ancora tornata del tutto. Comunque, cosa ci ha rivelato la Bungie? Un'immagine, nome e data del DLC e un'altra bella roadmap che ci dà la direzione dei prossimi cambiamenti in arrivo fino a settembre, data per la stagione 4 di Destiny 2 e uscita in teoria di una terza espansione più grande delle precedenti, diciamo un po' alla rete corrotti, quindi con un bel stravolgimento. Ma andiamo con ordine e partiamo dal prossimo DLC che sarà in arrivo l'8 di maggio e, come già si sapeva, in parte si chiamerà La Mente Bellica, quindi niente God of Mars o altre cose che erano usciti nei giorni scorsi, ma soltanto La Mente Bellica. Un titolo che fa sicuramente riferimento a Rasputin, la mente bellica che abbiamo imparato a conoscere in Destiny 1. Anzi, se volete, in descrizione vi linko uno dei miei episodi della lore di Destiny, dove parlo proprio della mente bellica, così da capire anche nella storia che parte a questo Rasputin. L'immagine presentata è questa qui, dove si vede questa struttura imponente che dovrebbe contenere proprio Rasputin, con queste quattro torrette apparentemente di difesa. Qualcuno sosteneva che potesse esserci il ritorno della Siva, un nemico che abbiamo conosciuto nel precedente capitolo, ma guardando bene l'immagine sembrerebbe di no. Sappiamo come la Siva sia un'entità che si espande come fosse un virus e che contamina anche tutto l'environment e gli oggetti circostanti. In questa immagine non si vede nessun segno di questa contaminazione, ma non è tutto. Come è solita fare la Bungie, ci sarà un'anteprima di cosa aspettarci dal secondo DLC e lo faranno tramite il loro canale Twitch ufficiale martedì 24 aprile. A detta loro ci sarà un nuovo bottino, nuove attività e soprattutto nuovi nemici. Io farò di tutto per ritrasmettere in contemporanea sul mio canale Twitch in modo da guardarcelo insieme, sperando che lo facciano naturalmente ad un orario decente. Dunque, date da segnarsi per la prossima espansione, quindi 24 aprile ci sarà lo streamer reveal, l'8 di maggio sarà invece il giorno dell'uscita. Presto per dire l'ora, ma conoscendo la Bungie verrà fatto sicuramente all'ora del reset settimanale. Andiamo ancora oltre e diamo un occhio alla nuova tabella di marcia che gli sviluppatori hanno rilasciato con i prossimi possibili cambiamenti al gioco fino a settembre. Partiamo da maggio, quello più imminente e che ormai conosciamo già da un po'. Insieme al nuovo DLC, con i nuovi contenuti, verranno aggiunte anche altre cose. Partiamo dal PvP con l'arrivo delle classifiche stagionali del crogiolo e quindi una sorta di ranked che ci permetterà di ricevere un rango per le nostre prestazioni in crogiolo. Insieme a questo verranno aggiunte anche le partite private che serviranno ai clan più attivi in crogiolo per potersi sfidare. Un'ottima cosa, sono molto curioso di vedere come si svilupperà questa cosa delle partite private anche in futuro. Riguardo al crogiolo, la Bungie ci ha tenuto a far sapere che le nuove mappe presenti nel DLC della Mente Bellica e anche quelle precedenti della Maledizione di Osiride saranno presenti all'interno di tutte le playlist anche per chi non è DLC. Non sarà la stessa cosa nelle partite private, lì solo chi avrà le espansioni sarà in grado di selezionare le nuove mappe. Lo spazio nel deposito verrà aumentato. Un'ottima cosa per quelli che come me si tengono tutto, anche se mi devo decisamente decidere a fare pulizia e buttare un po' di cose. Ci sarà l'introduzione della multi-emote, quindi non più una sola emote personalizzata, ma si potrà scegliere di usarne più di una. Le armi esotiche verranno riviste in parte sia nei bonus che nei danni, quindi un bel ribilanciamento di queste armi che toccherà principalmente il crogiolo. E dall'aggiornamento di maggio si potranno anche avere le esotiche prodigiose. Ci saranno i modificatori da attivare negli assalti eroici e altre schede per il cala la notte settimanale. Insomma, l'aggiornamento di maggio, come già sapevamo, sarà un aggiornamento veramente corposo con tante novità e contenuti. Vediamo ora invece quali saranno i piani per i prossimi mesi. In estate, per continuare la stagione 3, come ogni stagione, ci sarà un evento stagionale che però ancora non conosciamo. Un evento stagionale come per esempio è stato i giorni scarlatti, ci saranno dei miglioramenti per quanto riguarda le contese di fazione, quindi Orbita Morta, Nuova Monarchia e Culto Guerra Futura. Ci sarà l'introduzione delle taglie, ancora un po' vago qui questo punto, bisognerà capire se si ritornerà al vecchio sistema di taglie che era già presente in Destiny 1 o se sarà completamente un nuovo meccanismo. Verrà introdotta la chat dei clan all'interno della piattaforma PC e i cambiamenti delle armature esotiche con un bel asterisco che sta a significare che è un cambiamento che potrebbe non essere rispettato nella timeline, che potrebbe essere rimandato poi a settembre. Veniamo adesso proprio a settembre con l'inizio della stagione 4 e dove tutti si aspettano ancora di più. Partiamo dall'ultimo punto questa volta con un "e altro" tra parentesi da rivelare.
Qui ci si aspetta il botto, il re dei corrotti di Destiny 2, come ho detto prima, l'espansione che rivoluzioni il gioco come ha fatto appunto il re dei corrotti in Destiny 1. Questo perché i cambiamenti in programma sembrano essere importanti e con questi dovrebbe cambiare anche parecchio del gioco, a partire dai cambiamenti degli slot delle armi. Una cosa che avevano anticipato la settimana scorsa durante lo stream con la community, e quindi è una cosa che si farà. Ancora non si sa in che termini e in che modo, ma si farà. Così come i perk random, stessa cosa, è un argomento delicato perché bisognerà capire che cosa si intende per le caratteristiche delle armi, se il cambiamento sarà retroattivo, quindi su tutte le nostre armi che abbiamo già droppato, e soprattutto come cambierà anche il sistema di drop in base a questa nuova cosa. Torneranno i registri che conosciamo bene da Destiny 1, una sorta di mega libri dove bisognerà spuntare piano piano tutte le attività da fare, una sorta di lista della spesa che bisognerà completare facendo determinate attività in determinati modi. Infine un accenno anche alle collezioni dell'armamento, anche qui un po' vago, bisognerà poi aspettare qualche settimana o mese per avere più informazioni riguardo alla stagione 4 e alle nuove novità di settembre. Dunque l'impegno di Bungie c'è, io vi ricordo di nuovo tutte le date imminenti da segnarci: il 24 di aprile con la stream reveal del nuovo DLC di maggio e poi l'8 di maggio per l'uscita del DLC e della patch 1.2.0. Io spero che il 24 di aprile riusciremo a seguire insieme la stream di Bungie in diretta sul mio canale Twitch, impegni ed orari permettendo. Vi consiglio di seguirmi su tutti i miei social che trovate in descrizione per sapere di più su questo appuntamento. Io con questo vi saluto, lasciatemi un like se il video vi è piaciuto o vi è stato utile, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sul mondo di Destiny 2 e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!